interviste di OK News 24. Intervista a Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo, nonché presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni del Mugello. Quindi allora, primo consiglio dell'Unione dei Comuni, non c'è stata fumata bianca. Non era prevista la fumata bianca, nel senso che per arrivare a un accordo sulla presidenza con lo statuto attualmente vigente richiede un passaggio all'interno della giunta e secondo me, visto che anche tante maggioranze sono cambiate, probabilmente fare un programma di mandato di pochi punti ma importanti per il rilancio dell'Unione come gestione associata, come personale, come funzioni a livello di territorio che possono servire davvero ai comuni del territorio, quelli più grandi e quelli più piccoli, ma per fare questo insomma ci vuole un pochino di tempo. Pensavo nel primo consiglio di settembre di realizzare questo documento, di proporlo prima alla giunta, magari con il contributo di altri sindaci e poi su quella trovare la maggioranza all'interno del Consiglio indipendentemente da. I famosi 10 punti che cosa tratteranno? Intanto la funzionalità dell'Unione. In questi anni ci si è lamentato spesso del fatto che alcune strutture non funzionano male perché manca personale, a partire dall'ufficio personale oppure l'ufficio gare. C'è un ufficio ambiente da potenziare perché potrebbe avere anche altri ruoli sulle valutazioni di impatto ambientale che sarebbero quanto mai opportune visto quello che succede a livello territoriale. Ci sono altri settori, la forestazione è l'aspetto principale che la Regione ha lasciato all'Unione dei Comuni, oggi è in sofferenza anche qui per mancanza di personale, quindi se si vuole fare un lavoro sul nostro patrimonio forestale bisogna avere una struttura adeguata e credo che avere un settore forestale funzionante, efficiente, è un beneficio per tutto il territorio. Quindi questo documento è un primo passo per creare veramente l'unione, ma non un'unione di campanili? No, non un'unione di campanili. Si vuole un'unione che sia uno strumento di servizio per i comuni, ma che abbia anche la possibilità di portare avanti degli investimenti propri. Oggi si parlava di bilancio, avanzi di amministrazione, eccetera. In questi anni spesso l'Unione è stata il soggetto che ha dato dei contributi a quello e a quell'altro, invece secondo me dovrebbe avere anche una propria capacità di investimento, oltre a essere coinvolta di più anche in alcune attività che ci sono sul territorio. Una ci riguarda personalmente, noi vorremmo cambiare per esempio la Vivi lo Sport, vorrei che l'Unione entrasse dentro la Vivi lo Sport cambiandone la conformazione societaria e oggi vede un amministratore unico invece con un consiglio di amministrazione. Quindi non chiedere solo soldi ma farla partecipare alla gestione. E quanto incide, diciamo, ai presidente pro tempore avere avuto l'esperienza di 5 anni in legislatura all'opposizione all'Unione dei Comuni? Sai, un po' di esperienza vale, cioè nel senso che so come funziona l'Unione dei Comuni e quindi da questo punto di vista sono avvantaggiato rispetto a altri che magari non l'hanno mai fatto, il consigliere dell'Unione, conosco gli atti, le procedure. Conosco abbastanza bene anche gli uffici con cui ci ho avuto a che fare durante 5 anni, quindi le varie competenze e questo certo è un vantaggio dal punto di vista della gestione. Certo trovarmi in un colpo solo, sindaco di Borgo, presidente dell'Unione della Società della Salute, insomma impegni abbastanza forti, anche solo da un punto di vista burocratico, uno deve correre da una parte all'altra. E poi io vorrei fare il sindaco di Borgo, poi magari occuparmi anche dell'assessorato che mi spetterà come membro della giunta, ma insomma ci sono tante cose da fare a Borgo San Lorenzo e quindi poi mi interessa l'aspetto generale, ecco, mi interessa se si riesce a trovare un punto di incontro tra le amministrazioni comunali, tra i sindaci, credo che si possa fare un buon lavoro per i prossimi anni per rendere una vitalità all'Unione
che secondo me in questi anni aveva un po' perso. Ecco, ma quanto il presidente pro tempore in questo caso riuscirà a lavorare con tanti altri sindaci, visto e considerato che vediamo un po' il PD, che era il monoblocco, no, dell'Unione dei Comuni, adesso il PD, il Partito Democratico, si trova sia all'opposizione che in giunta. Gli altri sindaci lasceranno lavorare il presidente pro tempore? Quello che è stato, diciamo, la discussione fatta fino ad ora, sì. Cioè, nel senso, io ho detto fin dall'inizio volevo fare questo per superare degli aspetti che oggi sarebbero abbastanza discutibili, nel senso di vedere delle maggioranze variabili all'interno del Consiglio, perché anche all'interno magari della stessa forza politica ci sono comuni che la pensano in un modo e altri la pensano in un altro. Quindi se si riesce a trovare una compattezza su alcuni punti, questo non significa che poi su alcune questioni ci si possa dividere all'interno della votazione del Consiglio, però su quei punti che servono per far andare avanti l'Unione e farla marciare in modo serio a favore dei comuni e per il proprio ruolo all'interno del territorio, credo basterebbero questi e si sarebbe fatto un bel passo avanti. Bene, allora buon lavoro. Grazie.